Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. In primo piano l'insediamento della Commissione Antimafia in Palazzo del Pegaso alla luce dell'ultima inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Si è ufficialmente insediata in Consiglio regionale la commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata in Toscana. Presidente è stata eletta Elena Meini della Lega, vicepresidente Lucia De Robertis del PD, vicepresidente e segretario Maurizio Sguanci di Italia Viva. Della commissione, formata da un rappresentante per ogni gruppo consiliare, fanno parte anche Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e Marco Stella di Forza Italia. Il nostro regolamento prevede che la commissione abbia la durata di 3 mesi, prorogabili per altri 3 mesi, quindi nel giro dei 6 mesi noi sicuramente presenteremo al Consiglio regionale una relazione. Nei prossimi giorni si riunirà l'ufficio di presidenza per fare una calendarizzazione più che delle date di come vogliamo improntare la commissione, perché io ho una mia idea su quelli che saranno i soggetti che dovranno essere uditi in commissione, su come dovremo svolgere l'attività della commissione, però voglio condividerlo con l'ufficio di presidenza perché credo che questo debba essere un lavoro collegiale e non di un partito, di una coalizione, ma di tutto il Consiglio regionale. Io chiederò sicuramente che vengano uditi alcuni dei soggetti coinvolti nell'inchiesta, chiederò che vengano uditi i prefetti di tutte le nostre province, perché sicuramente sono quelli che sono a contatto più con la questione della criminalità organizzata, e chiederò anche di coinvolgere le associazioni che si occupano di mafia in Italia ma anche in Toscana, perché credo che lo studio che loro fanno tutti i giorni, quotidianamente, l'impegno che loro mettono debba essere riconosciuto anche da questa commissione, e noi abbiamo bisogno di persone come loro che ci diano un supporto per far sì che tutto questo in Toscana non si verifichi nuovamente. Io credo che dobbiamo ascoltare anche i soggetti che in qualche modo vogliono darci delle indicazioni per davvero mettere in atto tutte quelle azioni che possono tenerci al riparo. Poi lo sappiamo, insomma, nessuno è al riparo da tutti, però dobbiamo fare di tutto. Se necessario, io non ho difficoltà a pensare che si possa andare oltre la normazione vigente. Certo è che noi non siamo una commissione d'inchiesta parlamentare, quindi ci sono dei limiti, come voi sapete, è molto diverso, quindi noi dobbiamo attenerci all'ascolto e al tentativo di risolvere i problemi che ci vengono esposti. Questo è un momento davvero particolare per il nostro paese, per la nostra regione. Bisogna mettere in condizioni gli imprenditori di ripartire al meglio, di ripartire senza quelle scorie che ci possono essere rispetto alle infiltrazioni. Io mi auguro questo, di riuscire attraverso le audizioni di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafiose, o perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare tutta una serie di attività per evitare che chi vuol fare della regione una terra dove tutto si può fare ha sbagliato regione. Noi, come tutti i toscani, ci aspettiamo trasparenza, ci aspettiamo informazioni, ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dai rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche la mafia, l'andrangheta nel territorio toscano, quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato, e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere dati, notizie, informazioni che siano utili al governo regionale toscano, non solo per tagliare definitivamente i cordoni con alcuni ambienti malavitosi, ma anche e soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia, anche pulizia ambientale, e soprattutto la possibilità di operare in un sistema economico corretto. Io penso che più che un problema di finanziamento pubblico sia un problema di coscienza, di moralità, di comportamenti, perché è ovvio che la politica, come qualunque altra attività umana, necessita di supporto economico. Si è tagliato in questo paese il finanziamento pubblico e quindi semmai c'è da verificare, come sta facendo la Corte d'Appello con grande criterio e rigore, la provenienza dei finanziamenti e naturalmente come si comportano gli eletti. Le lobby sono addirittura normate in America, è un
sistema, diciamo, che non può essere trasfuso direttamente in Italia, ma che sicuramente ha una sua struttura, proprio perché l'economia è in rapporto quotidiano con la politica. La differenza la fanno i politici, la fanno coloro che siedono sugli scranni del Consiglio regionale, in questo caso, con la responsabilità che portano sulle spalle, guardando in faccia i cittadini e le imprese e muovendosi con onestà e trasparenza. Ancora una volta è stato utilizzato il metodo di escludere il Movimento 5 Stelle dalla discussione, che è diventata monopolio da una parte della coalizione di maggioranza e dall'altra dalle opposizioni del centrodestra. E la cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo anche durante la campagna elettorale con chi in questo momento è oggetto di inchiesta è stato proprio il Movimento 5 Stelle, quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa commissione, alla quale comunque auguro buon lavoro e a cui do subito una prima indicazione, secondo me, di come si dovrebbe impostare, cercare di fare un'esatta panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana, che ha coinvolto non soltanto lo scandalo Keo, ma anche altre iniziative dove ci siano coinvolgimenti della criminalità organizzata, e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a fenomeni di tipo corruttivo, ma anche e soprattutto di infiltrazioni di organizzazioni malavitose e connotazioni di carattere mafioso. E su questo devo dire che è un peccato non aver sfruttato le indicazioni che sono arrivate dalla Fondazione Caponnetto e dalle molte persone che sono state audite nel 2018 durante la commissione d'inchiesta rifiuti, all'epoca presieduta dal Movimento 5 Stelle. Ciò che è emerso da quella commissione e dalle audizioni sarebbe stato già fondamentale per non arrivare alla situazione in cui oggi ci troviamo. In Consiglio regionale si è discusso anche di economia, in particolare di Fidi Toscana, del futuro di Fidi Toscana, con l'intervento in aula dell'assessore regionale all'economia Leonardo Marras, che ha fatto il punto della situazione sugli scenari che potrebbero venire. La Giunta sta valutando la trasformazione di Fidi Toscana in una società in-house della Regione. Lo ha spiegato in Consiglio regionale l'assessore all'economia Leonardo Marras nel corso della comunicazione sul futuro di Fidi. L'affidamento consiste prima di tutto nell'ottenere un documento di sintesi che prenda in considerazione la valutazione del contesto economico e finanziario descritto nel piano industriale, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto ad un'osservazione oggettiva e una due diligence patrimoniale ed economica sulla società. Una valutazione che costituisce il presupposto per la decisione della Regione di procedere o meno all'acquisizione in-house di Fidi Toscana. È terminato un percorso, serve oggi uno strumento, un soggetto finanziario nuovo che sia in grado da una parte di intercettare i finanziamenti comunitari, di essere un'interfaccia nei confronti del governo anche per le risorse del Recovery Fund e nello stesso tempo sappia emergere e far emergere dal basso, dal territorio, le idee imprenditoriali migliori, accompagnare la crescita delle imprese, investimenti nei capitali, nei mini bond, nella possibilità di strutturare le aziende per il capitale che molte volte manca, ma magari ci sono le idee, quindi deve essere un soggetto finanziario che sia da collante, da una parte verso il basso, nelle aree di sviluppo economico della Toscana, dove il territorio, la regione, i sindaci conoscono le imprese migliori che stanno emergendo, dall'altra un'interfaccia verso l'alto che sappia intercettare finanziamenti comunitari e nazionali. Credo che alla fine sia giusto, dopo aver ascoltato tutti, poter assumere delle decisioni che siano molto consapevoli e che soprattutto dotino la Toscana di uno strumento che sia maggiormente flessibile, immediato, che possa veramente essere utile alle nostre imprese, appunto per essere sostenute e accompagnate nell'ambito del mercato finanziario. Il tempo non ci consente più di procrastinare delle scelte. C'è una Toscana che deve ripartire ed ha bisogno di strumenti che siano adeguati ai tempi.
L'advisor finirà la sua missione, così ci dicono, tra 11 mesi alla fine dell'anno. Noi pensiamo invece che questa procedura debba avere dei tempi molto più accelerati, debba dare delle risposte importanti in tempi rapidi, perché il nostro sistema, la nostra economia, la crisi non dà tregua. In chiusura lo sport con l'omaggio del Consiglio regionale della Toscana all'Empoli Calcio per i 100 anni di storia, ma anche per la recente promozione in Serie A e i 30 anni di presidenza di Fabrizio Corsi. La premiazione è avvenuta proprio a Monteboro, centro sportivo del Club Azzurro. Un secolo di storia del club, suggellato con la promozione in Serie A e 30 anni di presidenza di Fabrizio Corsi. Per questo il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha consegnato al centro sportivo di Monteboro una targa al patron dell'Empoli Calcio. Alla cerimonia hanno preso parte anche il consigliere regionale Enrico Sostegni e il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, con l'assessore allo sport, Fabrizio Biuzzi. Presenti pure la vicepresidente dell'Empoli, Rebecca Corsi, e il senatore Dario Parrini. Quando si parla di un premio di 30 anni, io bisogna pensare da chi ci aveva accanto 30 anni fa e mi hanno accompagnato ovviamente con passione, amicizia e dedizione e direi anche con tanto affetto, perché ovviamente, specialmente nei momenti difficili, perché qui siamo a ovviamente pontificare un'annata bellissima come ce ne abbiamo avute tante, ma ci abbiamo avuto anche momenti di grande difficoltà sotto tutti i punti di vista. E io ho avuto delle persone speciali accanto, qualcuno non è più a Empoli, ha fatto carriera, qualcuno... però ci sono anche tante persone che non ci sono più, ecco, che io ho avuto tanto da loro e non posso fare altrimenti che ricordarmene, magari non diciamo, un giorno mi piacerebbe scrivere un libro per tutti quelli che sono stati i protagonisti, cioè gli allenatori, i direttori sportivi, però mi farebbe dedicare un libro a tutte le persone che mi sono state vicine, anche persone più semplici, che secondo me sono state decisive nei miei confronti, anche nel ritrovare spesso anche quell'equilibrio e quell'energia che magari la sconfitta ti toglie. Premiare l'Empoli vuol dire premiare chi ha la capacità di guardare al futuro, è vero, sono 100 anni della sua storia, ma questo premio va specialmente per la capacità che ha avuto in questi anni di far crescere ragazzi e di farli diventare protagonisti, di formare allenatori che hanno solcato i campi più importanti d'Europa. È un premio anche ai 30 anni di presidenza di Fabrizio Corsi, un presidente appassionato, competente, attento ai talenti migliori su cui ha voluto investire tanto in questi anni. Io, essendo il consigliere del territorio, ho fatto subito richiesta del riconoscimento per i 100 anni, a quale poi si è aggiunta il riconoscimento per la promozione in Serie A. Mi pareva dovuto, mi pareva importante, perché è una delle squadre più importanti di questa regione e soprattutto per quello che l'Empoli Football Club rappresenta in questa città, insieme a tutti i tifosi che voglio ringraziare. Sono un tifo molto vicino a questa società, leale nei momenti buoni e nei momenti meno buoni, intorno al quale si sono create tante iniziative di solidarietà e di crescita per i nostri ragazzi. E poi un riconoscimento a Fabrizio Corsi, che da 30 anni sta guidando questa società con intelligenza, con onestà intellettuale e ottenendo appunto anche grandi risultati. Quindi un riconoscimento del Consiglio regionale ad una società sportiva, ma insieme a una comunità e a tutta la città di Empoli. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete però sempre seguire anche online tutti gli argomenti trattati dall'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. L'appuntamento è per la prossima settimana, grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.